Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi questo coltello da sub marcato SEAC, un'azienda che produce sostanzialmente articoli per l'apnea, ma non solo. Si tratta di un coltello dalla lama di 7 cm, lunghezza 15 cm, acquistato su Amazon ad un prezzo di 17 euro. Vi lascio il link in descrizione perché ci sono diversi modelli di coltelli. Questo qua nello specifico è la lama di 7, come vi dicevo appena adesso, è di colore nero, però ci sono anche altri colori, tra cui il bianco, che costa un po' di meno ed è una lama di un centimetro più lunga, e poi c'è anche il rosso e il verde. Il rosso dovrebbe essere 10 cm, mentre il verde dovrebbe essere 9 cm di lama. Sono coltelli sostanzialmente utilizzati per districarsi dalle situazioni di pericolo quando si fa apnea, quando si pesca, e se per caso dovesse succedere di rimanere impigliati in una rete o di impigliarsi con la sagola su una gamba, eccetera, potete andare con questo coltello a tagliare. Utilizzate sempre un coltello quando andate a fare immersione perché può veramente salvarvi la vita. Io non volevo un coltello eccessivamente grosso da rambo, quindi una lama così tagliente mi va più che bene. Arriva con questo librettino di istruzioni, comunque vi consiglia di andare a lubrificare la lama per evitare la corrosione e di lavarlo comunque nell'acqua dolce. Come vedete, la lama ha una parte seghettata, vediamo se mi mette fuoco, è una parte liscia, taglia veramente bene. Qua il manico ha un bel grip, è in plastica dura, c'è il nome dell'azienda, queste scanalature e c'è questa custodia rigida, come vedete, dove si va a collocare. Non c'è un dispositivo di sblocco a bottone eccetera, ma si va semplicemente a inserire all'interno il coltello, che tra l'altro c'è anche questa parte qui, diciamo, a T. Si inserisce, una volta che si è inserito si va a girare l'elastico che è presente, questo qua che vedete, lo si va a posizionare così e quindi poi non c'è pericolo di farlo cadere. Ovviamente adesso voi vedete questo elastico che ho messo giallo e vi chiederete: ma come mai? Semplicemente perché leggendo anche un po' di recensioni su questo prodotto c'è scritto che può capitare nell'utilizzarlo sul lungo periodo che magari questo elastico nero incominci un po' ad allentarsi, quindi che scivoli via. Quindi cosa ho fatto? Ho preso un elastico che non mi è costato praticamente niente, l'ho arrotolato qua sull'elastico principale e ho fatto in modo che si creasse più grip e più spessore quando si va a mettere l'elastico, diciamo, in dotazione, questo nero, sul coltello. Quindi semplicemente con questa soluzione avete un coltello che è praticamente impossibile che vi cada. Guardate, sto facendo con tutta forza e veramente anche se faccio così con la mano è difficile che venga via, si deve proprio, come vedete, tirare indietro. Quindi questo è un trucchetto per non perdere il coltello nelle immersioni. Comunque, come vedete, c'è anche un foro, eventualmente se volete metterci un cordino. Non ha secondo me senso perché dovete averlo comunque sempre libero in caso dobbiate tagliare una sagola o una rete. Comunque c'è anche questa fascia in velcro che si mette poi al polpaccio. Io sinceramente ho pensato di metterlo al braccio e ovviamente mettetelo sempre in posizione così, perché poi lo andate a tirare verso il basso, quindi è una posizione sicura e comoda. Andiamo subito a fare una prova di taglio. Questo qua è un cordino di stoffa resistente, come potete ben vedere. Vi faccio vedere come viene tagliato. Uso la lama liscia perché questa qua seghettata si va a impigliare adesso qua alle fibre. Non ho come una sagola e adesso vado a tagliarlo. Come vedete viene via facilmente, bella affilata. E vi ricordo inoltre che non serve soltanto per situazioni di emergenze, ma potete anche finire i pesci che andate a pescare col fucile subacqueo. Io l'ho preso per questo.
anche per ovviamente pulirli. Comunque, usate sempre un coltello, che sia questo, che sia un altro coltello, usatelo e attuate una giusta manutenzione per non averlo arrugginito, perché sennò poi in acqua non serve a niente. Vi lascio allora, ripeto, il link in descrizione per il modello corretto. Se avete domande, non esitate a pormele.